analizziamo ora il terzo ed ultimo protocollo HIT, si chiama protocollo TIMOS. L'esecuzione di questo protocollo è richiesta l'utilizzo di un bilanciere e resta troppo libero. Ci saranno tre round da eseguire, 20 secondi alla massima intensità che vi provo sempre di Tuck Jump Burpees, consigliata a massima velocità esecutiva, 2 minuti di recupero e subito dopo 20 secondi di ground to overhead con un bilanciere, peso consigliato 80% del vostro massimale di push press. 2 minuti di recupero, gli ultimi 20 secondi di un overhead jumping lunge. In questo caso vi consiglio di utilizzare circa il 50% del vostro peso corporeo. 2 minuti di recupero. L'ultimo esercizio si chiama Overhead Jumping Lunge ed è praticamente, come dice un po' l'esercizio, forse lo lascio intendere, un esercizio in cui si porta il bilanciere in overhead e da questa posizione si eseguiranno dei lunge alternati in salto. Tecniche specifiche, ognuno sceglierà la propria modalità più semplice da poter essere seguita col carico indicato. Quindi potremmo fare, ad esempio, un power clean più un push press, uno snatch, un power snatch completo, oppure una girata al petto, quindi un power clean più un push jerk. Ognuno di voi sceglierà la modalità più consona in funzione anche delle proprie abilità. Esercizio del protocollo Tuck Jump Burpees, quindi come si evince dal nome, sarà un esercizio composto da un burpees e nella fase di salto si eseguirà un Tuck Jump.